Stasera di roboanza, di roboanza. Inter batte Milan e si vola alla semifinale di Coppa Italia. Grande Ibrahimovic, grande. Continua così, che vai forte, mette sul casino, tanto poi i valori in campo si vedono. Tutti sanno che Ibrahimovic è il mio giocatore preferito da sempre, ma stasera mi hai dato una grande soddisfazione. Primo perché poi quel gesto non mi era piaciuto assolutamente, quel gesto lì sempre di mettere sul casino non mi piace assolutamente. E poi il karma c'è, pigli l'espulsione, vai via, vai via, vai via, vai via, sotto la doccia, meritato. E Big Rom, Big Rom, Big Rom, l'ha messa sul rigore. Ragazzi, e poi l'artista su punizione. Abbiamo ritrovato anche lui stasera. Grande iniezione di fiducia mentale, iniezione di fiducia mentale. Questa è la partita della svolta. Questa è la partita della svolta. Ma già la partita della svolta è stata quella con la Juventus, che abbiamo acquisito grande mentalità. L'Inter ci crede. E questa è l'Inter che voglio. E questa è l'Inter che voglio io. E questa è l'Inter che voglio. Sempre e ovunque. Sempre e ovunque, questa è la vera Inter, è questa! Perché noi ci credemmo, noi l'amamo e noi ce lo meritavamo stasera. Questa è la serata di noi tifosi, è la serata di noi tifosi! Noi tifosi interisti ce la meritavamo sta semifinale, ce la meritavamo! In campo l'avevamo trapanati, avevamo trapanato il cervello stasera, avevamo. Dopo l'espulsione l'avevamo trapanato a livello mentale, tutte le valvole del cervello avevamo trapanato. Milanisti, uscite sconfitti e uscite anche ridimensionati. Uscite sconfitti e uscite anche ridimensionati. So contento per le perculate prese al derby, lo ricordate il derby che avete vinto? Ve lo ricordate bene, ma ora però l'ultimo derby è questo e l'avete riperso, e l'avete riperso. L'avete riperso. Come sapete c'è sempre la massima sportività nei miei video, ma stasera sfogo ragazzi, sfogo tutto quello che ho sofferto per il derby perso all'andata con un Kolarov che ha giocato male. Stasera Kolarov è lui l'artefice della vittoria, è lui. Grande serpentina con Ibrahimovic espulso, ha fatto una partita della Madò, della Madò. Grande partita di Kolarov, grande partita di Kolarov, grande partita di tutta l'Inter. So contento che è entrato Eriksen, era contentissimo a fine partita, era contentissimo, veramente era al settimo cielo. So stracontento per l'Inter, questa è veramente ancora una volta un'iniezione di fiducia molto molto importante, molto molto importante dopo tutti i bocconi amari di inizio stagione che avevamo mandato giù, la sconfitta con il Milan, la sconfitta con il Milan, poi l'eliminazione da tutto in Europa e finalmente con la vittoria contro la Juventus e la vittoria di stasera in Coppa Italia ci siamo rifatti e sono contentissimo, questa è la vittoria di noi tifosi che non molliamo mai e siamo sempre vicino a lei, siamo sempre vicino a lei. Sono contentissimo. Complimenti al Milan per quello che ha fatto in campionato, per il percorso che ha fatto, però stasera è giusto così. L'Inter ha dominato il derby, ha dominato la partita. Non mi è piaciuto assolutamente quello che è successo in campo tra Ibrahimovic e Lukaku, non voglio vedere più quelle cose. Quello non è calcio, non mi piace vedere quei gesti, non mi piace vedere quelle cose lì in campo, non mi piace assolutamente, non è un bel esempio, ma il karma c'è e nonostante tutto, Ibrahimovic sia il mio giocatore preferito stasera, si merita l'espulsione perché il karma c'è stato. L'Inter va in semifinale, ragazzi, sono stracontento, ho finito la voce, che vi dico? Questa qui è l'ennesima consapevolezza che la pazza Inter è capace veramente di tutto, è capace veramente di tutto. Sono molto molto contento per il calcio che abbiamo fatto, anche per il gol soprattutto che ha trovato Eriksen, il gol importante della vittoria, una punizione pennellata, messa lì all'angoletto. Sono contentissimo, forza Inter, sempre insieme a te. Andiamo! In semifinale di Coppa Italia, ora avanti tutta in campionato perché dobbiamo raggiungere il Milan al primo posto. Milanisti, milanisti, avete fatto un grande girone d'andata, però ora anche per voi sono arrivate le prime difficoltà, come diciamo era presagibile nei mesi scorsi, perché comunque il Milan si sapeva che avrebbe avuto delle difficoltà. Detto questo, mi calmo un attimino, mi calmo un attimino. Complimenti ancora, complimenti all'Inter per la vittoria di stasera, ha dominato in lungo e in largo in campo.
Complimenti ai cugini rossoneri per quello che stanno facendo in questa stagione, perché nonostante stasera escono sconfitti, escono dalla Coppa Italia, stanno facendo qualcosa di importante. Io, ragazzi, sapete che quando c'è da essere sportivo, sono sportivo, però l'Inter stasera ha circoscritto la vittoria e questo forse lascerà qualche strascico mentale anche al Milan, forse più di qualche strascico mentale. Era fondamentale andare in semifinale, grande, grande partita. Ora acquisiamo veramente grande consapevolezza. Continuiamo così, ragazzi, tutti insieme, tutti uniti. Forza Inter, dai, 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 ragazzi, dai, 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 dai. Continuiamo così. Vamos Inter, vamos!